Sotto l'ombra di un ulivo, il papà della filosofia Socrate teneva le sue lezioni, come ricorda il filosofo grecanico Salvatore di Eni. Dopo 2000 anni l'ulivo resta carico di significati e di simbolismo fino a giungere sotto forma di olio nelle nostre tavole per allietare la convivialità. Oggi più che mai l'olio d'oliva deve essere motore di progresso e innovazione per il Sud. Dottoressa Romeo, portare avanti la tradizione per un discorso di conoscenza e di sviluppo della nostra area. Siamo alla al secondo appuntamento della tavernetta letteraria, che mira proprio a riscoprire dei luoghi molto accoglienti, dei piccoli salotti culturali dove poter argomentare su varie tematiche sociali, culturali e soprattutto di produzione anche locale, perché è importante valorizzare quello che nei nostri territori possiamo produrre. Ecco, professore Dieni, alla luce dei cambiamenti a cui l'umanità va incontro, la tradizione è sufficiente a reggerli o deve essere leggermente rivista? Io penso che la tradizione è molto importante perché fa parte della nostra storia, anche se a volte nella tradizione c'è leggenda, ci sono modi di pensare, di fare, diversi di quella che è la realtà. Certo, bisogna adeguarci a quella che è la situazione moderna, i cambiamenti che sono quotidianamente convulsi, a volte non possiamo fare nemmeno, a meno non un po' della vecchia guardia, della vecchia generazione, possiamo dire. Non facciamo in tempo nemmeno a seguirle. Certo, è un tempo in cui bisogna commisurarci, confrontarsi e adeguarsi, assolutamente. Quindi è necessario un adeguamento dei modi di pensare, della cultura laografica, assolutamente. Maestro, la tradizione musicale in ambito campestre, in particolar modo nella presentazione del libro di questa sera. Sì, questa sera presenteranno il libro e sono stato invitato appunto a trasmettere quello che ho appreso, diciamo, in ambito culturale tradizionale. Suonerò due brani, farò il primo brano con la lira e il secondo brano una mia composizione che ho creato io con la fisarmonica diatonica. Siamo in compagnia degli autori del libro. Come mai la scelta di trattare proprio dell'olio di oliva? Ma la mia potrebbe essere una scelta sia professionale che di attaccamento alla mia terra. Essendo io un agronomo che si occupa proprio della coltivazione dell'olivo e dell'assaggio dell'olio, essendo un assaggiatore professionista. Allora, una scelta legata al fatto in primis alla mia professione, sono un agronomo che si occupa di olivicoltura, proprio della gestione della coltivazione, e anche un assaggiatore professionista. È stata una scelta condivisa sia da me che dall'archeologa Ranieri, proprio per dare, diciamo, un risalto alla nostra terra. La Calabria è terra d'olio da tempi immemorabili. Sì, faccio una battuta alla dottoressa. Qual è il suo contributo? Qual è stato il suo contributo nel libro? Io da archeologa ho cercato di far fare con la lettura del libro un tuffo nel passato e un salto nel futuro, partendo dalle origini, quindi dall'arrivo dei greci, arrivando poi in età medievale, ripercorrendo un excursus dall'antichità fino ad oggi. Oggi come può l'olio essere motore di cambiamento e di innovazione? Questa è una domanda veramente molto interessante. La Calabria ha bisogno di riscattarsi e credo che questo sia un periodo veramente storico molto importante, perché l'olivicoltura vive un dramma, insomma, legato al fatto che non vi siano dei prezzi garantiti e quant'altro, grossi costi di produzione, ma la Calabria, come l'Italia intera, può solo diversificare sulla qualità. Noi non possiamo mai pensare di essere la Spagna, diciamo, della situazione, la Spagna leadership mondiale, ma abbiamo dalla nostra una grande qualità. Quindi oggi possiamo dire che un filo d'olio a tavola ravviva le relazioni sociali. Assolutamente sì, unisce, può essere terapeutico, poi insomma il dottore Vatrano ce lo spiegherà meglio, e anche gli antichi greci lo sapevano, tant'è che il medico Ippocrate lo ricorda in diverse occasioni.